Amici di Modena Today, ci troviamo a Marzaglia presso l'autodromo di Modena. Oggi qui si tiene il Motor One Days organizzato da OmniAuto.it. Oggi vogliamo andare a scoprire quanto c'è di modenesità all'interno del mondo dei motori. Ilaria, stiamo qui parlando della nostra concittadina automobile fatta dagli studenti di ingegneria Enzo Ferrari. Allora, la prima domanda è, secondo te perché Modena è un territorio così fiorente per le automobili? Sicuramente, almeno attualmente, questa espansione notevole dell'automotive è dovuta alla stretta integrazione fra università, centri di ricerca e tutti le piccole e medie aziende, i fornitori che sin da sempre insomma hanno contribuito alla crescita del settore. E allora dici un po', com'è che si posiziona questa Modena universitaria che corre nella classifica nazionale? Beh, a livello nazionale sicuramente Modena, grazie anche al fatto che il team è nato ben 13 anni fa, è uno dei team sicuramente più affermati, grazie anche al contributo delle numerose aziende che ci seguono, oltre ovviamente all'università e la fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Go! Al Motor One Day parliamo di automobili e di Emilia. Allora vorrei chiederti, qual è delle auto emiliane la tua preferita? Allora, siccome siamo qui a Modena, siamo al Motor One Day, giù c'è una Pagani Zonda R che sta, fra un po' dovrebbe uscire, direi la Pagani Zonda R, anche se non è omologata per strada, anche se molti diranno, ma no, non è di Modena, ma fino a prova contraria in Pagani c'è scritto Automobili Modena. La domanda è, qual è la tua macchina emiliana preferita? Ovviamente Ferrari. Perché? Perché bisogna tifare sempre chi ci dà tanto nei Gran Premi anche di Formula 1. Secondo voi qual è l'auto emiliana migliore? Per me comunque, nonostante tutto, l'auto emiliana migliore rimane la Ferrari, cioè, in particolare la mia auto preferita rimane l'F12 o la nuova GT4, e perché comunque nonostante ci sia una grossa competizione, la Ferrari vuol dire Maranello, vuol dire storia, vuol dire corse, anche oggi c'è per esempio la corsa di Formula 1 e sappiamo tutti che a Monte Carlo chi parte per primo arriva primo. Però tu hai detto che hai provato anche la Lamborghini, sì. Com'è salire sulla Lamborghini? Non è male, io ho un Alfa Romeo 4C e il motore aspirato V10 spinge. No, direi anche la Ferrari per più o meno per gli stessi discorsi, per un discorso di tradizione, anche perché è un simbolo vincente da anni e quindi senza dubbio direi la Ferrari, anche se sono tanti altri come la Maserati, però se dovessi scegliere la Ferrari.